approvazione la richiesta di rinvio presentata dal gruppo 5 Stelle. Pertanto, se c'è qualcuno che chiede di intervenire a favore della proposta, è stata la stessa Presidente Lombardo o vuole... Prego. L'onorevole Toninelli, prego, a favore della proposta di rinvio. Prego, onorevole. Signor Presidente, colleghi deputati, ribadendo che il criterio guida nella costituzione delle commissioni e delle giunte è quello della proporzionalità rispetto ai gruppi, combinato col criterio di rappresentatività dei medesimi, e poiché né il regolamento né la Costituzione impongono rispetto degli equilibri di maggioranza ed opposizione, rinnoviamo il nostro invito alla immediata costituzione delle commissioni permanenti. Lo sappiamo perfettamente e lo devono sapere tutti i cittadini italiani che non volete creare le commissioni prima della formazione del governo, perché voi, e per voi intendo la partitocrazia, le presidenze delle commissioni sono poltrone destinate agli esclusi. Vado avanti, prego. Prego. Per voi le presidenze delle commissioni sono poltrone destinate agli esclusi dei incarichi di governo che ivi dovranno sedere e che potranno usufruire delle ulteriori ingentissime indennità. Chiunque di voi non voglia oggi creare subito le commissioni permanenti ne dovrà rispondere direttamente a tutti i cittadini italiani. Dovrete spiegare loro perché la macchina legislativa costituita da Parlamento e che costa milioni di euro al giorno è, a causa vostra, completamente bloccata. Dovrete spiegare a quell'Italia a cui l'ossigeno sta finendo, a quell'Italia che sta fallendo, perché non la volete aiutare e a causa del vostro attaccamento alle poltrone la state lasciando morire. Grazie, signor Presidente. Grazie. Allora, chiedo se c'è qualcuno che vuole intervenire contro l'onorevole Buttiglione o Bressa? Buttiglione è contro? Prego, ma allora era scritto prima Buttiglione. Prego, onorevole Buttiglione. Caro Presidente, buongiorno. Mi rendo conto, buongiorno, lo ha detto il Papa, lo diciamo anche noi. Mi rendo conto che a qualcuno qui è difficile capire un discorso un filo più articolato e che non parli di poltrone. Però vorrei ricordare che la nostra Costituzione ha una struttura e che il contenuto della Costituzione si deduce non solo da quello che è il contenuto letterale, ma anche dal sistema delle norme che compongono la Costituzione. La nostra è una Costituzione parlamentare, non assembleare. Parlamentare vuol dire che c'è un governo e che la responsabilità politica complessiva dell'indirizzo della legislazione tocca al governo. È il governo, rappresentanza della maggioranza parlamentare, il quale riesce a contenere le diverse iniziative di legge all'interno di un disegno, altrimenti può capitare che si fanno tante leggi buone e si manda in rovina il Paese, perché non sono compatibili l'una con l'altra e non sono contenute da un disegno politico generale.